Ciao a tutti da Ale, benvenuti sul mio canale anche oggi, ma prima di iniziare il video di oggi volevo ricordarvi che il mio canale, quello da cui vi parlo, ha iniziato una collaborazione con un altro canale YouTube che si chiama Memorie TV, dal quale anche da lì vi parlerò, vi racconterò altre storie su quel canale e ringrazio chiaramente i gestori di quel canale che mi ospiteranno per parlarvi di altre cose veramente molto interessanti. Perciò per voi che guardate il mio video da questo canale vi consiglio anche di andare a vedere Memorie TV, un altro canale sul quale io vi parlo, e così dateci un'occhiata, insomma era giusto per dirvelo. Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video che è dedicato, come faccio da parecchio tempo, alla serie del Festival Bar, la storia di questa grande manifestazione italiana estiva che è iniziata nel 1964 e si è conclusa nel 2007. Anche oggi un video e un'edizione, anche se dovremmo essere un po' più veloci perché gli artisti sono veramente tantissimi in questa edizione, perché oggi vi racconto il Festival Bar del 2001. Buona visione! Il 38esimo Festival Bar si svolse durante l'estate del 2001 in 10 puntate. Sedi della manifestazione furono Prato della Valle a Padova, il Teatro Romano di Benevento, il Teatro Greco di Taormina, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro e poi l'Arena di Verona, consueto scenario delle serate finali. La finalissima di Verona venne registrata l'8 settembre del 2001 per essere teoricamente trasmessa in differita su Italia 1 tre giorni più tardi. Tale la messa in onda venne poi rinviata a causa degli attentati dell'11 settembre alla settimana successiva. La conduzione venne affidata questa volta ad Alessia Marcuzzi, Natasha Stefanenko e Daniele Bossari. Vincitore assoluto dell'edizione fu Vasco Rossi, che vinse sia nei singoli con il brano Ti prendo e ti porto via, che in quella dell'album, che è appunto dove presentò l'album che si intitolava Stupido Hotel. Ci furono anche dei premi speciali, furono dati a Raff per Infinito come il premio radio, il premio internazionale andò a Noelia con Candela e il premio Rivelazione Italiana a Valeria Rossi con Tre Parole. Questo era il Festival Bar del 2001. I cantanti dell'edizione 2001 del Festival Bar saranno tantissimi, 61 artisti, 73 le canzoni che verranno cantate nel corso delle 10 puntate del Festival Bar, comprensiva della finale chiaramente, che come ho già detto prima sarà rimandata di una settimana perché coincideva esattamente con gli attentati, ecco, che sono stati fatti nel 2001, l'11 di settembre, alle Torri Gemelle di New York, e quindi decisero di rimandare la finale di una settimana. Allora, i cantanti, quindi sono 61, 73 canzoni, a vincere, come ho già detto, Vasco Rossi, che da Stupido Hotel, che sarà l'album vincitore della categoria in questo Festival Bar, vincerà anche con la canzone Ti prendo e ti porto via, canterà anche Siamo soli. Pino Daniele invece presenterà due canzoni, una è Sara, l'altra è Mare Luna, e Davide De Marinis ritorna con La Pancia per il terzo anno consecutivo al Festival Bar. Alexia canterà Money Honey e Raff invece Infinito e canterà anche Via. Noelia canterà Candela, Estrella canterà La Playa del Sol e Valeria Rossi, grande rivelazione del 2001, canterà Tre Parole. Arriverà anche Carlotta con Cara Estua e le Destiny's Child con Survivor e Bootylicious. Ci sarà anche Kelly Minogue, arriverà con questo grande successo Can't Get You Out of My Head, e Rosana che canterà Patino e Stoi. Ci sarà anche Paolo e Chiara, dopo il grande successo dell'anno precedente, lo bissano quasi con Fino alla Fine, e poi ci sarà Elisa. Elisa canterà però la canzone con la quale ha vinto il Festival di Sanremo, quindi ripresenterà Luce, Tramonti a Nord-Est, bellissimo pezzo di Zucchero. Paulina Rubio canterà Loare Porti e Alcazar con Cry e The Discotheque. Ci sarà anche le Lollipop, che avevano debuttato da poco, uno dei primi talent della storia della televisione, canteranno il loro successo più grande Down Down Down. Ci sarà anche Jessica Simpson con il pezzo Irresistible, e poi anche Laura Pausini che canterà Fidati di me. Anna Oxa, un'emozione da poco,
quindi ripresenterà un suo vecchio successo rivisitato, ed Emma Bunton che canterà What Took You So Long. Ci sarà anche Nelly Furtado, la ricorderete, Nelly Furtado ha fatto grandi successi, qui canterà Turn Off The Light, ed Eros Ramazzotti che arriverà per cantare L'Ombra Del Gigante e canterà anche Fuoco Nel Fuoco dal suo ultimo disco. Ci sarà anche Edoardo Bennato, canterà Ferrara Una Stella, L'Isola Che Non C'è, e Roxette con Real Sugar. Jerry Halliway ritorna, canterà It's Rainy Man, chi non se la ricorda, canterà anche Scream If You Wanna Go Faster, e poi anche Reggae National Tickets con I Got You Baby. Gli FL65 canteranno Lucky, Francesco Tricarico debutta con Drago e Lou Bega con Gentleman. Dino Mancino canterà questo capolavoro Due Destini, che se non sbaglio era colonna sonora di un film molto importante. 883 canteranno Bella Vera e La Lunga Estate Caldissima. Arriveranno anche Delta V, un gruppo favolosissimo, qui vi faranno però un vecchio pezzo rifatto tutto nuovo, elettronico, un'estate fa. Luna Pop invece canteranno Resta Con Me, Neffa arriva con La Mia Signorina e Alex Britti che canterà Io Con La Ragazza Mia, Tu Con La Ragazza Tua. Lisa Stansfield ritorna con Let's Just Call It Love e i Westlife con Uptown Girl. Ci sarà anche Siria con Maledetto Il Giorno, Bon Jovi con One Wild Night e Fiorella Mannoia canterà Fragile. I Mattia Bazar arriveranno con Dolce Canto e Giorgia che arriverà con Senza Ali. Ci saranno anche gli Uberphonic, canteranno Mad About You, mamma mia che bella canzone, Out of Sight sarà l'altro pezzo. Gli Stereophonics invece canteranno Have a Nice Day, Irene Grandi presenterà Per Fare L'Amore, Ronan Keating ritorna con Loving Each Day e Marcella Morello con Paratò Dalla Vida. Ci sarà anche Kelly Joyce con Avec L'Amour e poi Velvet con Boy Band. I Gazzosa arrivano al Festival Bar per cantare il loro più grande successo, che è la colonna sonora, penso, di uno spot, www mi piaci tu. E ci saranno anche i Pabst Scar con Getting On. Arriva anche Jack Floyd con Move Your Feet. Gli Ark, i The Ark, facevano una musica bellissima. Questa canzone, andate a riascoltarla, si intitola It Takes a Fool to Remain Same, è bellissima. E Ricky Martin ci sarà di nuovo. Ci sarà anche il gruppo The Train con Drops of Chapter. Ci sarà anche Crack David, Bella con Walking Away. E anche Elton John con I Want Love e Your Song. Jamiroquai arrivano con Little L e poi Zucchero canterà due pezzi, uno è e l'altro è Baila, e poi i Cranberries con Analyze. Questi sono i grandi, meravigliosissimi artisti, tante canzoni belle ci sono in questo Festival Bar, il Festival Bar del 2001. E come sempre ci occupiamo anche delle classifiche dei dischi più venduti da questo Festival Bar del 2001, che ha tantissime canzoni, tantissimi dischi bellissimi e tantissimi artisti che ricordiamo ancora oggi, sia italiani che internazionali. Allora, i dischi in totale venduti dopo questo Festival Bar o durante comunque sono circa 55. 61 erano gli artisti, 73 erano le canzoni. Di queste ne arrivano in classifica 55, io dico che ci siamo, non si può dire che non sia un successo, assolutamente. Per quanto riguarda il CD single più venduto in assoluto sarà quello di Kylie Minogue, chiaramente me lo aspettavo, la canzone è Can't Get You Out of My Head. Al numero 2 ci sarà Tre Parole di Valeria Rossi e al numero 4 Infinito di Raff. Al numero 10 It's Rainy Man della Gary Halliwell e al numero 12 Luce di Lisa, lo so, è la canzone che ha vinto Sanremo del 2001, ma lei la ricanta anche durante l'estate e anche al Festival Bar e perciò l'ho inserita nuovamente. Al numero 15 ci sarà Crying at the Discotheque degli Alcazar, al numero 16 il successo di esordio delle Lollipop Down Down Down. Al numero 17 ci sarà il disco degli Ark, It Takes a Fool to Remain Same. Al numero 23 Baila di Zucchero. Al numero 34 ci sarà il successo di Noelia Candela. Al numero 35 Mad About You degli Uberphonic. Al numero 43 Survivor, Destiny's Child. Al numero 46 Little L di Jamiroquai. Al numero 52 Emma Bunton canterà What Took You So Long. E numero 53 ci sarà Analyze dei Cranberries. Numero 57 Walking Away
di Kirk David. Numero 58, la cover di Westlife, Uptown Girl. Al numero 61, Gazzosa con WWW Mi Piaci Tu. E al numero 69, Ti Prendo e Ti Porto Via, vincitore del Festival Bar Vasco Rossi. Numero 72, Boy Band Velvet. Numero 73, Un'estate fa, Delta V. Al 75esimo posto, Bella Vera degli 883. E al numero 78, La Mia Signorina di Neffa. Numero 91 ci sarà Bootylicious, Destiny's Child, fanno la doppietta Destiny's Child. Numero 98 Fino alla Fine, Paola e Chiara. E al numero 100 Loving Each Day di Ronan Keating. Sono questi i CD single più venduti dal Festival Bar del 2001. Saranno ben 29 invece di album che dopo, durante o prima, perché in alcuni casi dico prima perché in alcuni casi alcuni album sono stati già lanciati dal Festival di Sanremo ed è per questo che già si trovano in classifica al momento del Festival Bar, ma chiaramente essendoci dentro anche il pezzo estivo, nuova spinta, no, alle vendite per questo motivo, 29 perciò i CD che sono nella classifica dei dischi più venduti. Allora, il disco più venduto in assoluto dopo il Festival Bar del 2001 sarà quello che vince, cioè Vasco Rossi, Stupido Tell, che è assolutamente il disco più venduto, sarà il secondo disco addirittura più venduto in Italia dell'anno 2001. Al terzo posto Stile Libero di Eros Ramazzotti, al numero 4 Shake di Zucchero e al numero 6 ci sarà la compilation blu del Festival Bar. Al numero 10 Medina Pino Daniele, numero 13 la compilation rossa del Festival Bar e al numero 14 Iperbole Raff. Numero 15 Born to Do It, l'intero album di Crack David, al numero 16 Uno in più, l'intero album degli 883 e al numero 19 La Vasca, Alex Britti. Numero 21 Senza Ali di Giorgia. Numero 29 A Slice World di Elisa e al numero 34 Fragile, Fiorella Mannoia. Numero 35 Afferrare una stella di Bennato. Numero 41 La descrizione di un attimo, Ritiro Mancino. Al numero 43 Wake Up and Smelled Coffee, il disco dei Cranberries. Al numero 47 Fever, l'intero album di Kylie Minogue, e al numero 53 Survivor, Destiny's Child. Al numero 55 ci sarà One Wild Night Live dei Bon Jovi. Numero 57 Napulé, un altro disco di Pino Daniele, in questo caso una compilation di grandi successi, come accade anche al numero 60 per Edoardo Bennato, presente con un altro disco che si intitola Sembra Ieri, dove ripropone i suoi grandi successi di repertorio. Numero 64 I Rec di Rene Grandi. Numero 74 Il The Best di Ricky Martin. E al numero 80 Elton John con Songs from the West Coast. Numero 82 Scream If You Wanna Go Faster, disco intero album di Jerry Halliwell. Al numero 85 c'è Squarez Special 2000 di Luna Pop. Numero 92 Nelly, Wow Nelly di Nelly Furtado. E al numero 100 l'intero album delle Lollipop che si intitola Pop Stars. Sono questi i dischi più venduti dal Festival Bar del 2001. E volevo spiegarlo ad alcuni che me l'hanno chiesto, che a volte succede perché assolutamente lei è sempre entrata in classifica, ma ogni volta non è mai presente nella classifica dell'anno. Quando appunto vi racconto la classifica dell'anno relativamente alle canzoni del Festival Bar, sto parlando di Laura Pausini, perché spesso e volentieri è sempre a cavallo fra un anno e l'altro, e io ho notato che il disco che magari presenta Festival Bar lo troviamo poi nell'anno dopo, l'anno successivo, nella classifica dei dischi più venduti dell'anno. Probabilmente lanciava i dischi proprio a fine stagione, a fine, quasi a fine anno, e quindi entravano in automatico all'anno dopo. Ed è per questo che non la incontriamo mai nelle classifiche, ma in realtà c'è sempre, volevo dirvelo, c'è sempre a scoppio ritardato, è presente in anteprima i pezzi ed entrano l'anno dopo. Era giusto per fare questo, sottolinearlo, perché è successo già più di una volta che la Pausini presenta un pezzo al Festival Bar e poi non è in classifica, cioè come è possibile? Allora dunque, io vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche in questo caso la storia del Festival Bar. Abbiamo parlato del 2001, l'anno appunto di cui abbiamo parlato oggi,
E se vi interessa questo argomento, vi ricordo che c'è un'intera playlist del mio canale che è dedicata proprio al Festival Bar, Festival Bar Vlog, dove io racconto ogni video un'edizione, iniziando dal 64 e terminando poi chiaramente quando è finito nel 2007. Se vi fa piacere anche a me se vi iscrivete al canale, e vi aspetto anche alla prossima volta. Ciao da Ale!